Mister Mario Di Capua, di Vicenzo, una prestazione eccezionale della Juve Stabia che meritava il successo. È d'accordo e soprattutto cosa pensa delle prestazioni di Golfo e Vico? Sono d'accordo, tengo a dire che l'abbiamo fatta tra l'altro contro una squadra forte, costruita per vincere o per provare a vincere, e quindi c'è ancora più soddisfazione perché fuori casa tra l'altro non avevamo avuto ancora la possibilità di gioire dopo una prestazione di tale spessore, e quindi avviene proprio contro una squadra che è terza in classifica, o almeno che lo era, ora non so se qualcosa è cambiato comunque o cambierà, però mi ha fatto piacere che i ragazzi l'abbiano interpretata con grandissima personalità, dal primo all'ultimo, anche chi è subentrato come Ripa, come Golfo, come lo stesso Scacabarozzi, lo stesso Rizzo che era assente da 10 giorni, e quindi ci sono tanti aspetti positivi che però devono alimentare quel desiderio di continuare a migliorarsi, a chiedere sempre di più a se stessi e alla squadra, perché all'interno di questo gruppo ci sono dei valori che oggi hanno messo in campo a 360 gradi. Natale Giusti sottolinea ancora l'importante prova della Juve Stabia che avrebbe meritato ovviamente 3 punti, purtroppo ancora il leitmotiv che penalizza questa squadra che è quello della mancata finalizzazione delle azioni che si creano, un suo giudizio su questo aspetto. È un aspetto che ci sta, diciamo così, tra virgolette, perseguitando da un po', dall'inizio. Abbiamo in qualche maniera, diciamo, provato a ridurre un pochettino con l'arrivo anche di giocatori esperti come Ripa, però la cosa sarebbe stata più preoccupante se non riuscissimo ad arrivare in zona gol e soprattutto a creare i presupposti per andare in vantaggio, per recuperare una partita. Quindi c'è sempre da parte mia la massima fiducia in loro, arriverà il momento che magari faremo un tiro, riusciremo a fare forse 2 gol, però bisogna essere forti, andare oltre, trovare la soluzione ed essere più cinici anche in virtù di questi aspetti che comunque sono aspetti negativi ma che sono facilmente migliorabili. Giuseppe Amato, il resto del calcio, quanto la soddisfa sul piano della personalità e la reazione della squadra in numerosi episodi poco fortunati? In realtà non mi stupisce positivamente solo la reazione, mi stupisce anche l'approccio che hanno avuto, perché il primo tempo che abbiamo, dove siamo usciti al termine dei 45 minuti in inferiorità sotto di un gol tratto da un episodio, da una deviazione della mini barriera fatta, sarebbe potuto terminare diversamente se Romero avesse concluso in maniera diversa il calcio di rigore. Quindi gli episodi, come in tutte le partite, a volte possono far pendere la bilancia da una parte piuttosto che dall'altra, però anche nel primo tempo hanno fatto una prova maiuscola secondo me. E poi nel secondo tempo credo che ci sia stato una diversità sia nel proporre che nel cercare la via del gol, ma anche nel mantenere bene il campo. Abbiamo sofferto pochissimo, ovviamente quel poco che ci è capitato di soffrire è dovuto anche ai meriti della squadra avversaria, che è composta da giocatori forti, e quindi devo dire che sono contentissimo. Ovviamente ci dà quella fiducia per affrontare la prossima gara nella maniera migliore. Davide Soccavo sta piacendo, l'ennesima prova di carattere per Francesco Ripa, che anche stavolta ha aiutato molto la squadra ad alzare il baricentro. C'è la possibilità di vederlo partire tra gli 11 titolari nella prossima gara? Assolutamente sì, potrebbe essere una possibilità, anche se adesso vabbè, ci prendiamo il tempo necessario per guardare e analizzare quella che è stata la partita di oggi, ma anche quella che potrebbe essere tra 4 giorni. È una possibilità, anche perché a distanza di 3 giorni non è facilissimo, dopo una prestazione su un campo comunque impegnativo, pesante, un avversario tosto, recuperare le giuste energie. Però nel frattempo ci godiamo questo bel risultato, questa bella prestazione, ma è sicuramente Ripa uno di quei calciatori che abbiamo voluto appositamente, proprio perché oltre al suo spessore tecnico ci desse un contributo anche sotto l'aspetto caratteriale e della personalità.
Ma ne volano vicino ai punti questa USAB avrebbe meritato la vittoria, una prestazione che conferma come questa squadra può lottare per le posizioni vertici della classifica. Io dico che è sempre giusto, soprattutto in questo caso, mantenere un profilo basso, che non significa non essere consci delle proprie forze, non significa assolutamente piangere o mettere le mani avanti per non sentire il peso delle responsabilità. È una squadra che è stata costruita per l'ennesima volta, dobbiamo ribadire sempre le solite cose, con certi crismi, rispettando certi criteri, un po' alla spicciolata, perché non abbiamo fatto il ritiro, con tutte le problematiche del caso, che a volte condividiamo anche con altre squadre che hanno avuto le medesime difficoltà. E quindi, tenendo presente tutto ciò, oggi sicuramente abbiamo una percezione diversa da questa squadra, che ci fa ben sperare. Penso, come ho detto anche in altre interviste, che la squadra se la possa giocare con tutte, poi il risultato è sempre figlio di episodi che a volte ti penalizzano e a volte ti danno ragione. Ultime due, Francesco Maresca, Sport Report Magazine, fai complimenti per la prestazione e soprattutto per l'intuizione dei cambi che hanno capovolto la partita. Volevo chiederle da dove deriva questa forza e voglia di non mollare fino all'ultimo, notata negli ultimi due match. Beh, è un qualcosa su cui stiamo lavorando già da un po'. I ragazzi, con forse un po' di ritardo, hanno percepito che cosa significa indossare maglie così importanti come può essere quella della Juve Stabia, quale ruolo e responsabilità si sono accollate e messi sulle spalle, e quindi ci abbiamo messo un po' prima di avere questa consapevolezza. Poi è normale che è un lavoro quotidiano, un lavoro settimanale, che ti porta ovviamente anche di fronte ad una realtà che devi per forza affrontare, e se pensi di nasconderti ovviamente fai fatica. Quindi questo è il risultato di una disponibilità, di una presa di coscienza di quanto valore abbia questa squadra. Raffaele Rizzo, Corriere dello Sport, da quando hanno, dice, allora, il maggiore rammarico per non aver vinto la gara o la soddisfazione per averla recuperata? Beh, quando recuperi queste partite, poi alla fine chiudi il cerchio, non vinci e quindi sei rammaricato. È una conseguenza di quella che è stata una prestazione che, se ci avesse visto sconfitti, ovviamente ce ne saremmo fatti una ragione, perché nel calcio non è la prima volta che succede che la squadra che magari merita perde, però ovviamente il rammarico di non aver portato i tre punti a casa è grande, però teniamo presente che di fronte avevamo comunque una squadra importante, come dicevo prima, di grossi giocatori, costruita per vincere, e che ci ha impensierito per quello che ci doveva impensierire. Quindi avrei firmato per una prestazione di tale spessore. Grazie. Prego.